Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Curare un malato, accoglierlo, servirlo è servire Cristo. È la carne di Cristo, il malato. Questo avviene anche nel nostro tempo, quando, nonostante le molteplici acquisizioni della scienza, la sofferenza interiore e fisica delle persone suscita forti interrogativi sul senso della malattia e del dolore e sul perché della morte. La Chiesa Madre, tramite le nostre mani, carezza le nostre sofferenze e cura le nostre ferite, e lo fa con tenerezza di madre.